amici, benvenuti in questo nuovo piccolo aggiornamento di Yandere Simulator, perché sì, il nostro Yandere Dev è sempre ad aggiornare cose, ma no, ve lo dico subito, non ci sarà Osana in questo aggiornamento, purtroppo. Mettiamo che Ayana abbia commesso un omicidio, che debba liberarsi dell'uniforme a margherite. Ops, c'è anche un cadavere qui per terra, a quanto pare. Adesso devo comunque liberarmi dell'arma del delitto, e a quanto pare c'era un bug per il quale quando Ayana va a buttare via qualche cosa, invece di fare animazione in cui butta via armi o comunque eventualmente l'uniforme, sembrava che buttasse via un cadavere. Adesso invece le cose funzionano normalmente. Adesso se Ayana riceverà un game over davanti a Senpai, non riceverà anche il takedown dagli altri studenti. This can't be happening! Somebody! Help! Help! E come vedete, nessuno le è stato addosso per bloccarla, cosa che accade se non lo fate davanti a Senpai invece. Questo invece è quello che succede se qualcuno vi vede commettere un omicidio e quel qualcuno non è Senpai ma sono altri studenti a caso della scuola. Ciao ciao Yano, ben catturata! Per quanto riguarda l'easter egg, nell'easter egg dedicato a Attack on Titan, ovvero il Titan Mode, c'era un bug per il quale le ragazze comparivano con l'asciugamano da bagno intorno alla vita e i maschi erano senza faccia. Adesso questa cosa non accade più. Come vedete, ragazzi e ragazze hanno comunque un volto e soprattutto nessuno indossa più gli asciugamani da bagno, ma le ragazze sono di nuovo nude come dovrebbero essere, ecco. Adesso, se volete lasciare un bigliettino nell'armadietto di qualcuno, potete di nuovo scegliere il bullismo come argomento di cui parlare con la persona, che per qualche motivo era stato rimosso e adesso è stato ripristinato. Sono stati fatti dei piccoli upgrade ai volti delle persone e soprattutto tutti i ritratti degli studenti sono stati leggermente sistemati. Guarda un po' chi c'è qui, la nostra cara Raibaru, che ancora però non è visibile, accidenti a lei. Il club di scienze, come potete notare, è quello che ha subito qualche cambiamento. Infatti, prima qui c'era un tavolo più grande, adesso invece c'è soltanto un tavolino piccolo con cacciavite, blowtorce e il robottino pulitore. E abbiamo anche questo simpatico oggetto nascosto che sembra una specie di moto che è appena stato aggiunto. Purtroppo, anche facendo parte del club di scienze, non è possibile svelare questo simpatico oggetto che è qui nascosto dal telone. Ma suppongo che in futuro lo vedremo che cos'è. Per quanto riguarda il club dell'occulto, adesso è di nuovo possibile evocare il demone della sofferenza. Ok, mentre registravo questo video ho notato un bug che prima non c'era. Se guardate, io ho fatto fuori la povera Midori e se mi tipizzo in qualunque altro posto, lei mi segue e mi segue e mi segue. Non credo che questa cosa dovrebbe succedere. Volevo mostrarvi come fare evocare il demone, ma come faccio con Midori morta che mi segue ovunque? Midori, dovresti proprio smettere di seguirmi, veramente. Credimi che è il caso che tu la smetta. Comunque, il demone di cui sto parlando è questo simpatico demone qui, che vorrebbe vendetta perché è stato punito pur essendo innocente. Il demone è senza braccia e se fate un piccolo rituale per lui, ovvero tagliate le braccia a 5 studenti e le mettete nel cerchio che c'è disegnato al centro del capo dell'occulto, lui vi ricompenserà dandovi un potere che vi permetterà di uccidere tutti i vostri nemici e amici, perché ormai i poteri dei demoni non distinguono più nulla. Le braccia vanno messe qui nel mezzo alle candele, per farvi l'esempio. Vorrei farlo se non fosse che ci sono 2 milioni e mezzo di persone qui che irrompono. Un tempo era molto più facile procurarsi i pezzi di cadavere, adesso è diventato tutto un po' più complicato col passare del tempo. Comunque, in teoria dovreste andare qui, dovreste attaccare la persona e una volta che l'avete attaccata non dovete far altro che smembrarla. Poi quando avete finito prendete tutte le braccia, le mettete dove dovete metterle e così potete evocare un demone. A quanto pare questa cosa non si potrà più fare per un qualche bug che non si tratta del... non si poteva più fare questa cosa, adesso si può fare di nuovo. E che bel faccino che ha Ayano con queste margheritine in testa, vero? Alcuni dei bug che sono stati risolti riguardavano anche Ayano che fa dei versi molto strani nella mission mode. No, ok, le sono passati. Dicevo, alcuni dei bug che sono stati rimossi, perché altri forse sono stati aggiunti, riguardavano la mission mode. Ad esempio, il testo di game over della mission mode sarebbe stato scorretto se il giocatore avesse ottenuto un game over a causa di un testimone che lo ha visto mentre magari stava cercando di liberarsi delle prove come armi oppure uniformi sporche di sangue. Inoltre, un target correttamente ucciso durante un minigame di Quick Time Event non sarebbe stato considerato
considerato valido e avrebbe comunque dato un game over. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questi aggiornamenti e se anche voi avete riscontrato il bug del cadavere che si tippizza da tutte le parti quando voi vi tippizzate, perché non è simpatico essere seguiti dai cadaveri, anche dai vivi in realtà, non l'ho registrato ma anche i vivi mi seguivano, vabbè, non lo so, Yandere Dev per favore risolvi. Spero comunque che vi siate divertiti e che possiate evocare di nuovo i demoni nel caso la cosa vi interessi. Grazie a tutti, alla prossima con Kiriandere Terralove, ciao! E a proposito, penso di aver appena vinto la mia missione. Ciao ciao!